sono sempre dei pallini che partono, ci stanno indicando il prossimo oggetto da prendere, che è quella fune. Ok, teniamo, ottimo. Ora, prossimo step. L'Immersive Technology Masterclass è un evento rivolto a piccole, medie e grandi aziende per fare divulgazione sulle tecnologie immersive, quindi realtà virtuale e realtà aumentata, spiegare come, oltre ad essere il futuro dell'interazione digitale, sono anche il presente, quindi come possono oggi aiutarli a vendere di più e a efficientare i loro processi. Rimandami giù. No, fermo, non mi mandare giù, ce la faccio. No, mi gira la testa, cado. Ti mando giù? Anche a gattoni, proviamo, cioè, a proviamo, gattoni? Proviamo a fare. Dai, ma a gattoni divento ridicolo. Beh, se già sulla buona strada. Ah, figo così. Mamma mia, ma... I tutorial presenti qui oggi saranno un'esperienza di vertigine fatta su HTC Vive Focus, che permette di salire al 90° piano di un grattacielo e fare una passeggiata all'esterno e eventualmente decidere di provare la caduta. Non ce la faccio. Neanche un passettino nel proprio un pochino. Allora, in caso torna nell'ascensore ti rimando giù. Diciamo che non pensavo di soffrire di vertigini, però è stata una sensazione, non ce la facevo fare il passo, perché anche se sentivo il pavimento, comunque vedevo il vuoto e non riuscivo a fare il passo. Soffro di vertigini, ma sembrava di essere veramente al 90° piano di un grattacielo. Infatti si vede che sei un po' provato. No, mi sono dovuto mettere giù. No, ingestibile. Io sapevo che era una cosa finta, ma veramente allucinante. La realtà virtuale non è poi così tanto virtuale. No. Però può essere interessante superare un po' di limiti. Poi abbiamo altre due esperienze, una di visualizzazione di prodotti a catalogo e di personalizzazione dei prodotti stessi in realtà virtuale. Quindi nel caso abbiamo degli occhiali, abbiamo l'opportunità di vedere da vicino, vedere già come saranno nella realtà e di poter magari cambiare il colore delle lenti. Infine altre esperienze di formazione, di training, come il montaggio di una stampante. È un'operazione in altra quota per la sostituzione di un insulatore su un traliccio. Anche qui, che permette di, con le mani in presenza, di fare tutti gli step necessari per fare l'operazione in modo da ricordarli meglio. La fune, afferrala, ok, valla a posizionare dove c'è la sagoma, esatto, ora ti serve il cacciavite. È un po' la fusione tra il mondo digitale e il mondo reale, dove l'interfaccia diventa il nostro corpo e ci muoviamo liberamente interagendo con oggetti digitali. Questa cosa ovviamente nasce dal videogioco, ma in ambito business può avere una serie di applicazioni molto concrete, dalla previsualizzazione e la prototipazione alle vendite B2B, ma l'ambito più evidente di applicazione di tecnologia di realtà aumentata è quello di supporto remoto di personale che sta sul campo e sta svolgendo il proprio lavoro, dalla fabbrica a operazioni in ambienti critici. La realtà virtuale permette di imparare facendo, per fare formazione di operazioni ad alto rischio e per fare trattamento di fobie. Permette di poter sfidare i propri limiti, raggiungerli, superarli in un contesto di sicurezza, quindi senza veramente rischiare troppo, perché comunque siamo in un ambito digitale. Lo stanno facendo risalire quello nuovo. Ok, ora ferra la posizione. Ottimo.